Fabrizio. Giuseppe. Il tuo ruolo? Chitarra. Chitarra. Basso. Canto. Canto. Paese di provenienza? Villassor. 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 Gruppo musicale? Stau Brugia. Che genere di musica suonate o fate, state promuovendo? Allora, più o meno sul rock folk. Testi in sardo, come si dice in sardo, sadrum, armonica a bocche, cerchiamo di seguire un po' la tradizione. E quindi cultura... Rispolveriamo. Stiamo cercando... Rispolverate la cultura anche popolare sarda. Il batterista, se lo vuoi presentare anche. Il batterista arriva, allora ripetiamo tutto, nome? Gemiliano. Paese di provenienza, lo sappiamo, Villassò. Giusto. Gruppo musicale? Sto Sardina Brucia. Il tuo ruolo è batterista. Che genere di musica... Facciamo rock, la base, e poi certi pezzi reggae, certi pezzi hard rock. Insomma, ci dicono la verità, quindi un gruppo sincero, giovane, mi sembra anche dinamico. Più che altro c'è l'armonica che dà quel tocco di paesano, diciamo, capito? Il vostro pezzo preferito qual è? Il nostro? Delle nostre canzoni? Sì, delle vostre canzoni, da voi prodotto, da voi scritto. A me piacciono tutte. No, le vecchie un po' meno, le nuove di più, sicuramente. E generalmente chi di voi scrive i pezzi? Beh, la musica, diciamo, è composta un po' da tutti. Ci sono diverse influenze, diciamo, la musica è composta un po' da tutti. La letteratura. Tu sei lo scrittore. Ma come nasce un pezzo? Ecco, c'è l'ispirazione per poter scrivere una canzone. E loro sorridono. In campagna. Le parole. Sì, le parole che poi vengono comprate. Più che altro leggendo. Secondo me leggendo altre cose. Tu leggi parecchio? Leggevo prima. Adesso come mai non più? Non ho tempo. Però scrivi? No, poco lo stesso, scrivo poco. Prima scrivevo di più. In sardo è difficile scrivere, non è semplice. Ecco, il tipo... Competitivo, capito? C'è una diatriba in Sardegna tra i dialetti o le lingue. Molti dicono non è una lingua, altri un dialetto, è campidanese, logudorese, principalmente... Secondo me è uguale dappertutto. Cambia solo, diciamo, il suono delle parole, ma alla fine non... È più orecchiabile una frase in sardo o una in italiano, secondo te? Sicuramente... Riferendomi ai vostri testi. Per fare il rock, sicuramente italiano è più facile. Capito, in sardo fai meglio i pezzi tradizionali, il rock lo fai meglio in italiano o in inglese, ancora meglio. E seguire loro con la batteria è difficile? No, sono loro che seguono me. Sono loro che seguono te, è inverso. È così, sì? Sì. Il chitarrista dov'è qua? Dov'è? Ah, tutti e due sono i chitarristi. Bene, il pezzo viene accompagnato dalla strimpellata, cioè lui scrive e tu segui. E noi seguiamo, sì. Con degli accordi magari che scrivono molto la tradizione sarda, seguono quelle sonorità sarde proprio. Ci puoi fare un esempio? Ah, ecco, il ballo sardo. Sì, queste cose. Ballo dundu, cosiddetto. Tu assudo rau, tutte queste cose qua. Queste cose le sa lui, guarda. E il paese, tu hai fatto il ballo sardo, il paese vi apprezza per questo? No, il paese non ci apprezza, ci vede un po' come una ressa aliena, cioè proprio qualcosa di totalmente estraneo a quelli che sono i gusti di nostri compaesani. C'è della serie che dice, guarda qui cosa vanno a fare, cosa vanno a suonare, non ci rappresenta. Sono sfigati a volte. Addirittura. No, perché c'è una certa vergogna di spolverare una tradizione quando poi la moda, la morale corrente è americanizzata, sai, McDonald's, panini, hot dog, si parla anche come l'inglese ormai. Eppure diciamolo chiaramente, perché fare musica vuol dire anche portare il nome di un paese un po' in giro, in Sardegna, ma speriamo anche all'estero, perché noi vogliamo farvi tanti auguri. Certo, sì, il paese in secondo piano, più la Sardegna, cioè ci sentiamo più sardi che paesani di Villassor, quindi... Da come tu ti muovi mi sembra di intuire un po' di passi di danza, un po' di ballo. Ma farò vedere. Ah no, è da... Sono a pagamento questi. Sono a pagamento addirittura. Esatto. Allora, vorremmo col gruppo sponsorizzarci, cioè vedere altre persone che sentono questa musica, che l'apprezzino, che la divulgino. E questo è il nostro obiettivo. Cioè, idem la vostra eventuale risposta. Siamo più o meno allo stesso modo, anche io la penso più o meno così, di andare avanti con la musica, poi se siamo fortunati, buono, altrimenti... Avete un sito internet, ecco, per potervi contattare? Hai un MySpace di Sao Sardina Brucia, dove lì ci sono tutte le date dei concerti, la storia, anche canzoni potete ascoltare, tutto. Quindi ricordiamo il nome del gruppo Sardinia... South Sardinia Brucia.
South X brucia. Con la cosa significa? Cioè è il fuoco di mezzo, mi sembra. Significati. È il fuoco del il fuoco del sud. Perché siamo del South Sardegna, diciamo. Sud Sardegna, sì. Sardegna. Mezzo italiano e mezzo inglese. Va bene, Sud Sardegna, ricordiamo Villa Sor, giusto? Sì. Qualcos'altro da dire al popolo di Sky 830? Il paese dei carciofi. Villa Sor è il paese dei carciofi. Certo, sapete sta carciofi. Ed è in mezzo ai carciofi che sono state prodotte alcune canzoni, perché prima qualcuno mi diceva nei campi. Sì. Ma è una realtà. No, beh, per agricoltura però non c'entra niente. No, il paese è pieno di carciofi, venite, comprate. Vuoi fare pubblicità alla tua azienda, davvero? Va bene, niente, salutiamo questo gruppo, questi giovani ragazzi che hanno certamente del talento e niente, vi rilascio il microfono, fate voi un saluto e ciao con la vostra musica. Pronto su bagaglio, questa mattina s'aspetta. Potete trovare all'indirizzo internet www.myspace.com/South Sardegna Brugia con la X, perché non tutti sanno che la pronuncia sarda è questa.